Ciao Daniele. Ciao Claudio. Senti, una curiosità. Se l'operaio lavora male, per il suo lavorare male, si fa male, il datore di lavoro viene sempre tirato dentro o c'è un modo per evitare di essere tirati dentro in queste cattive abitudini? Diciamo che anche le procure hanno le loro abitudini e una di queste è quella di cercare di salvaguardare la posizione degli operai che sono obiettivamente quelli più deboli Sì, indubbiamente. nella filiera e cercare di riversare le responsabilità sugli organi apicali. Tuttavia ci sono dei casi che in cui la manchevolezza è esclusivamente dell'operaio, del Sì. lavoratore, perché istruito, formato, dotato di tutti i DP. DP e di tutte le misure di sicurezza collettive possibili e immaginabili, ciò nonostante esegue male il proprio compito e Oppure trascura una oppure procedura di trascura una sicurezza. procedura di sicurezza. Bene, negli ultimi anni la giurisprudenza sta un pochino cambiando, ci sono delle sentenze, recentissima una del Tribunale di Ivrea, che riconoscono la piena esenzione da responsabilità del datore di lavoro. Davvero. Sì, perché nel testo unico è prescritto, il lavoratore ha il dovere di seguire le istruzioni che gli vengono date, salvo che si renda conto che sono palesemente incongrue o pericolose. Ma il suo dovere è quello di eseguire tutte le istruzioni che gli vengono date. Se non lo fa, ne è responsabile in prima Però il persona. datore di lavoro deve aver attivato un sistema sanzionatorio, cioè deve aver dimostrato che lui fa attenzione che i suoi operai facciano. Esattamente, se c'è un sistema di controllo del quale che fa capo al preposto, se c'è un'organizzazione della sicurezza congrua, è evidente che di fronte all'errata esecuzione dell'operaio, nulla di più si possa fare. Grazie mille. Grazie a te. Ciao a Ciao a tutti. tutti.